È stato condannato all'ergastolo Graziano Girotto, l'autore materiale del delitto di via Bercleda a Vigevano. L'uomo nel 2014 aveva ucciso il vicino di casa per delle bollette non pagate. Un operaio di Copiano è stato indagato per lesioni colpose dopo aver provocato un incidente in un cantiere nell'Odigiano, vittima un collega rimasto folgorato da una scarica elettrica da 15.000 volt. Il Consiglio Comunale a Vigevano, la maggioranza approva il documento che vieta l'uso del velo negli uffici comunali per motivi di sicurezza, insorge la minoranza, per il PD è un atto illegittimo. 100.000 euro per le micro, piccole e medie imprese che vogliono investire a Pavia. Il Comune ha definito i parametri che saranno destinati al rilancio del tessuto imprenditoriale del capoluogo. A Voghera ufficiale l'accordo tra Esselunga e Comune, in arrivo 2 milioni di euro per il recupero del teatro sociale, un primo passo visto che il progetto complessivo si aggira sui 5 milioni di euro. Pavia chiuderanno con una vittoria e saluta così l'arrivo del nuovo tecnico Brini. Nelle ultime partite però il vero protagonista è stato Fachin, che con le sue parate ha tenuto a galla gli azzurri. Pavia Italia, buonasera e ben ritrovati. A distanza di un anno è arrivata la sentenza per l'omicidio di via Bercleda, avvenuto, vi ricorderete, a Vigevano nel novembre dello scorso anno. Il 59enne Graziano Girotto è stato condannato all'ergastolo con l'aggravante dei futili motivi. L'uomo aveva ucciso il vicino di casa per motivi legati alle bollette dell'acqua non pagate. Vediamo servizio. È stato condannato all'ergastolo Graziano Girotto, 59 anni, accusato di aver ucciso il 42enne Luciano Pascale la sera del 9 novembre dello scorso anno in via Bercleda, a Vigevano. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero Mario Andrigo e ha considerato l'omicidio volontario. Una vicenda drammatica, nata per una semplice questione di bollette non pagate. A scatenare la furia di Girotto sarebbe stata una controversia per il consumo dell'acqua. Nella casa di Ringhiera, alla periferia della città ducale, nella villetta bifamiliare, vivevano la vittima con la sua convivente e da qualche tempo anche Girotto, ospite della sua compagna. Quella sera l'assassino era uscito di casa sotto la pioggia battente e aveva incrociato Luciano Pascale nel cortile. Secondo la ricostruzione della procura, che si avvalsa delle perizie balistiche e medico-legali, l'assassino avrebbe puntato un fucile contro il collo di Pascale e avrebbe sparato a bruciapelo. Mezz'ora dopo l'uomo era stato fermato dagli agenti di polizia arrivati sul posto e la sera stessa in commissariato aveva confessato l'omicidio. Per Girotto è stata confermata l'aggravante dei futili motivi. Le tre sorelle e la compagna della vittima, che si erano costituite parti civili, hanno ottenuto una provvisionale di 25.000 euro. La cronaca, incidente sul lavoro nelle scorse ore in un cantiere di Vidardo nel Lodigiano. È rimasto coinvolto un 42enne di Copiano che stava manovrando una betoniera con pompa e braccio. L'uomo forse si è avvicinato troppo a un cavo elettrico e si è formato un arco voltaico che ha colpito il braccio della betoniera. Il 42enne di Copiano è rimasto illeso, mentre un suo collega bresciano è stato folgorato da una scarica elettrica da 15.000 volt. L'operaio ha perso conoscenza, ma fortunatamente non è andato in arresto cardiaco. È stato però trasportato al San Matteo di Pavia con un grave edema cerebrale. Il 42enne alla guida del mezzo, rimasto in stato di shock per l'accaduto, è stato indagato per lesioni colpose gravi. Parliamo d'altro. Vigevano vieta il velo islamico negli uffici comunali, una decisione votata dalla maggioranza in consiglio comunale ufficialmente per questioni di sicurezza, un atto illegittimo però secondo il PD, e la seduta di consiglio si è trasformata in un campo di battaglia ideologico. Il servizio di Paolo Barri. In Consiglio Comunale di Vigevano ha approvato la proposta della maggioranza per vietare nei luoghi appartenenti al Comune l'utilizzo di indumenti o accessori che coprano il viso, compreso il velo islamico. Un provvedimento che, a detta dei proponenti, si pone per questioni di sicurezza e di rispetto degli usi e tradizioni locali. Siamo tutti a conoscenza del livello di sicurezza in Europa, che è scarso, e di questo ne sono esempi gli attentati di Parigi, gli attentati alla redazione di Charlie Hebdo, che hanno fatto più di 130 vittime. Se io dovessi andare in Arabia Saudita a visitare la Mecca e là mi dicono: guarda che per visitare la Mecca ti devi togliere le scarpe, io non posso dirgli: io c'entro con le scarpe, perché in Italia, nel mio paese, vado sempre in giro con le scarpe. Bisogna dare dignità alle donne. Perché mandare in giro delle donne, obbligarle a andare in giro totalmente coperte, è mancanza di rispetto verso le donne. Secondo il PD l'atto è legittimo perché è un'ordinanza del sindaco e possibile solo per questioni di urgenza che attualmente non sussisterebbero. Qualora però invece ci fossero cose di cui noi non sappiamo, quindi dice no, non votiamo perché ce lo dobbiamo dare. Qualora invece ci fossero i requisiti
di urgenza di ordine pubblico e di temporaneità vuol dire che siamo sotto attacco terroristico. Quindi domani mattina il sottoscritto scriverà alla prefettura di Pavia per chiedere se sono fondate le ragioni di questa situazione. Perché se non sono fondate le ragioni di questa situazione, noi abbiamo votato un procurato allarme. Quindi chi lo voterà sarà chiamato a rispondere del procurato allarme. Il sindaco ha ribattuto che si recherà dal prefetto per capire come porre in pratica il divieto, come hanno fatto altre amministrazioni che hanno già approvato lo stesso provvedimento. Progetto Vigevano si è astenuta, facendo però presente che il problema di chi si cela sotto un viso coperto è attuale. Critico il Movimento 5 Stelle, che cita una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui il velo islamico non si può vietare. La Civica per Vigevano pone un problema di legittimità, utilizzando anche l'arma dell'ironia. Volevo chiedere al sindaco, a tal proposito, proprio in vista, visto che se ne parla da qualche giorno di questa mozione, se domenica, che c'è stata una bella manifestazione con tutti i Babbo Natale, gli ha dato una particolare autorizzazione a circolare per la piazza Ducale, che è di proprietà del comune, mascherati. Allora, quando ci sono manifestazioni che durano un giorno, Babbo Natale appartiene alla cultura, voglio dire, nostra. Babbo Natale in Afghanistan non mette il cinturone di C4, si fa saltare, cioè c'è una piccola differenza. Il carnevale è un evento temporaneo che dura un giorno e tutti lo sanno. La differenza è che per noi il carnevale dura un giorno, per questi vestiti totalmente il carnevale tutto l'anno, e si nascondono come in Afghanistan, in altri paesi, il cinturone, e c'è una bella differenza. Ci spostiamo a Pavia, dove il Comune si appresta a stanziare 100.000 euro da destinare all'attrattività per nuove imprese in città. I soldi saranno suddivisi tra le varie aziende che si impegneranno a recuperare parte delle aree dismesse. Mario Fortunato. Un regolamento per disciplinare l'erogazione di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali sul territorio. A poche ore dalla firma del protocollo, con i soggetti economici ed i sindacati, l'assessorato al commercio del Comune ha definito i parametri contributivi che saranno destinati al rilancio del tessuto imprenditoriale del capoluogo. Il fondo disporrà inizialmente, con riferimento al bilancio del 2016, di 100.000 euro, dotazione finanziaria che sarà suddivisa in 30.000 euro per insediamenti commerciali, 60.000 per quelli produttivi e 10.000 infine per start-up. Una cifra, si legge nel documento stilato dal Mezzabarba, che potrà essere successivamente aumentata se si dovessero trovare risorse aggiuntive. A chi sono destinati questi contributi? A micro, piccole e medie imprese che decidono di realizzare nuove unità produttive o ampliamenti di siti già esistenti, utilizzando però esclusivamente aree dismesse da riqualificare. I contributi, come previsto dal regolamento, saranno calcolati sulla base delle spese sostenute per l'investimento. Tra gli elementi premianti, infine, giovane età, sesso femminile, disoccupazione di lunga durata e le assunzioni effettuate nella nuova unità produttiva. Chiusa la mostra sulla battaglia di Pavia, con ottimo successo anche di pubblico, la Lega Nord del capoluogo chiede che non vada sprecata questa occasione di visibilità internazionale. Il Carroccio ha chiesto che vengano installati dei cartelli per i turisti proprio all'ingresso della città. Sentiamo l'intervista. Sì, io ho presentato un ordine del giorno proprio per tenere alta l'attenzione sul tema della battaglia, che non va perso dopo comunque una mostra molto bella che è arrivata per l'Expo, una serie di iniziative a partire dal recupero del Castello di Mirabello che spero verranno attuate anche da questa amministrazione, ma sicuramente bisogna iniziare con un piccolo ma grande segnale. Ho proposto di installare dei cartelli all'ingresso di Pavia, quindi sotto la scritta Pavia, con la dicitura Città della Battaglia, un piccolo grande segnale che costa poco ma ha un grande impatto diciamo, culturale e turistico, proprio per iniziare a connotare Pavia come luogo della battaglia che ha cambiato comunque le sorti della storia europea e mondiale. Il governo si impegna a tener conto del superamento delle criticità della viabilità della provincia di Pavia, valutando la possibilità di prevedere un rapido stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione del nuovo ponte della Becca. Questo è quanto prevede un ordine del giorno alla legge di stabilità accolto dalla Commissione Lavori Pubblici al Senato e presentato dal senatore del gruppo misto Luis Alberto Orellana. Spero che il governo, insieme alla Regione Lombardia, chiuda finalmente l'accordo programmatico per realizzare quest'opera, ha commentato il senatore.
ore. Vi ricorderete del caso della rissa tra maestre a Bastida, una notizia di qualche giorno fa. Ora una delle due insegnanti è stata trasferita in una scuola di Reapò, una decisione che ha scatenato le proteste dei genitori che minacciano adesso di togliere i propri figli dalla scuola. Sentiamo Armando Bidone. La notizia dell'improvviso trasferimento di una maestra in un asilo di Reapò ha scatenato una mezza insurrezione dei genitori che ieri mattina sono partiti alla volta del provveditorato agli studi di Pavia per protestare. Pochi giorni prima anche i sindaci di tre comuni, Reapò, Mezzanino e Verruapò, avevano scritto alla preside dell'istituto ottenendo di posticipare a dopo le feste il trasferimento che diversamente sarebbe diventato esecutivo da venerdì. Sembra che la decisione della scuola sia stata presa dopo una lite scoppiata nell'asilo di Bastida Pancarana la scorsa settimana tra due maestre, una delle quali avrebbe quindi dovuto lasciare Bastida per essere trasferita a Rea, ma i genitori non ci stanno a lasciar partire la loro maestra Franca e si dicono pronti, nel caso che venga dato corso al trasferimento dopo l'Epifania, a nuove proteste e, se necessario, anche a ritirare i bambini da scuola. Portano via la maestra Franca, cioè i bambini venerdì piangevano attaccati al maestro, una roba. Bambina che abbiamo dovuto staccare dalle gambe della maestra, mi diceva non andare via, non andare via. È una mamma, cioè i bambini vanno proprio con tutti lì, ma lei è proprio... Noi eravamo pronti, cioè non ci ricevevano anche a fare un picchetto sotto al provveditorato, perché qui bisogna fermarlo, cioè non è giusto. Ancora cronaca, incidente attorno alle 9 di questa mattina sulla statale 235 a poca distanza dall'ingresso di Albuzzano. Due auto si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da accertare, di 4 persone il bilancio dei feriti, tra loro c'è anche un bambino di appena 4 mesi. L'impatto è stato piuttosto violento, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. I feriti sono stati trasportati al Policlinico San Matteo, nessuno di loro sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Cambiamo argomento, parliamo adesso di qualcosa di decisamente più leggero. Per il secondo anno consecutivo il sindaco di Pavia Massimo De Paoli devolverà i regali natalizi alle mense dei poveri della città e invita tutti i pavesi in questo periodo di festa a pensare anche a chi è meno fortunato. Sentiamo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo deciso di sostenere le attività delle mense che si rivolgono alle persone di fasce sociali più deboli. Quindi tutti i regali che arriveranno e che stanno arrivando qui alla mia segreteria li gireremo a una delle mense, o a Canepanova, o alla mensa di San Mauro, oppure al villaggio San Francesco, a seconda del bisogno e delle esigenze. È un gesto, se volete, minimo di solidarietà, però lo voglio lanciare come appello a tutti i pavesi. Alcune di queste mense sono in difficoltà, hanno bisogno cibo, hanno bisogno prodotti, particolarmente in questo periodo, e siccome svolgono una funzione insostituibile per la città, siccome queste mense davvero aiutano chi fa fatica tutti i giorni a tirare sera, ecco, io invito davvero i pavesi a compiere un gesto di responsabilità e ad aiutarle. Oggi, domani, dopodomani, dalle 8 alle 19, e la segreteria del comune qui sotto Palazzo Mezzabarba è aperta, chi volesse portare generi alimentari lo può fare e noi li destineremo alle mense per i ceti più deboli. E a Vigevano è arrivato il postino di Babbo Natale, un'iniziativa simpatica promossa da Poste Italiane. Questo postino vestito di rosso ha consegnato una busta speciale ai bambini dell'asilo Cocconi Cervi. Vediamo di che cosa si trattava. È passato dalla scuola materna Cocconi Cervi di Vigevano il postino di Babbo Natale. Incaricato direttamente da Santa Claus, ha consegnato un piccolo pensiero ai bambini che hanno scritto le loro letterine, in attesa dei doni veri e propri. Nella busta preparata da Poste Italiane, i piccoli hanno trovato le istruzioni per scaricare sugli smartphone e sui tablet dei genitori un gioco che istruisce sulla corretta alimentazione e sull'importanza dell'esercizio fisico. Anche i bambini hanno voluto ricambiare con un dono che il postino recapiterà direttamente a Babbo Natale.
Poste Italiane ha ricevuto lo scorso anno 140.000 letterine dirette a Babbo Natale. Dato che le richieste aumentano sempre di più, negli uffici di Via De Amicis è stata approntata un'apposita cassetta esclusivamente dedicata alle buste da spedire in Lapponia. I ritardatari sono ancora in tempo. È stato ufficialmente chiuso l'accordo tra il comune di Voghera ed Esselunga. L'azienda si impegna a versare 2 milioni di euro per il recupero del teatro sociale in cambio dell'uso esclusivo del parcheggio di via Montebello. Vediamo. L'accordo con Esselunga è ufficiale, ci sono 2 milioni di euro per il teatro sociale di Voghera. Ne ha dato notizia il sindaco assicurando che questi fondi, sebbene non siano sufficienti di per sé a restaurare il sociale, spianano di fatto la strada a un progetto di cui si parla da quasi 20 anni in città. L'importo totale dei lavori si aggira infatti attorno ai 5 milioni di euro, ma grazie a questi soldi sarà molto più semplice trovare cofinanziamenti pubblici o privati. Oggi abbiamo avuto un concomitante della prima importante assemblea del governato dell'associazione Amici del Teatro, che abbiamo ovviamente voluto proprio perché portasse avanti un'iniziativa della città stessa del 1986. In cambio dei 2 milioni, il colosso italiano della grande distribuzione otterrà l'uso esclusivo del parcheggio di via Montebello. L'auto motorile verrà fatto a rete, insomma, nell'arco del mese di gennaio, insomma, adesso solamente questioni tecniche, pensando di farci partecipi del pensiero dei cittadini di Voghera, abbiamo pensato che, come ben sapete, che questa importante iniziativa culturale non potesse essere che l'attivazione del ripristino del teatro sociale. Tra le altre questioni che hanno richiesto tempo per essere definite c'era anche quella dei palchi, la cui proprietà era di molti privati che negli anni hanno ceduto al comune in gran parte e ad ASM. Ad oggi resta solo un palco da acquisire, ancora di proprietà di una famiglia vogherese che almeno finora non ha inteso cederlo a Palazzo Gunela, ma secondo il sindaco anche in questo caso è solo questione di tempo. Siamo riusciti a chiudere una cosa importante con un partner fantastico come Esselunga, che ci consentirà di avere a disposizione i primi 2 milioni di euro che saranno destinati interamente al teatro sociale di Voghera. 2 milioni di euro che consentiranno poi con Voghera, proprio perché in copartecipazione, quindi con risorse proprie, di andare su tavoli differenti e quindi di poter partecipare a bandi diciamo conoscenti, insomma, prendo ad esempio i bandi emblematici di Fondazione Carico che saranno emanati nel 2016, con i quali cercare le risorse rimanenti per concludere l'operazione. Ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, torniamo tra poco nella seconda parte con tanto sport.